Ciao, eccoci quindi di nuovo nella chiesa di Gemme, davanti all'urna con i poveri resti della Beata Panacea nell'immagine di cera che la raffigura mentre dorme con una coroncina del rosario in mano. Ecco, oggi vorrei svelarvi un segreto, il suo segreto, il segreto della sua vita, della sua gioia. Sì, perché Panacea aveva una bellissima qualità, era piena di gioia. E questa sua gioia la condivideva agli altri mostrandosi sempre sorridente. La sua vita non era facile perché i suoi genitori erano poveri, ma erano ricchi d'amore. Si amavano tanto Dio, si amavano tra loro e amavano gli altri. Panacea cresceva e tanti bambini volevano stare con lei, perché lei non era prepotente e quel suo sorriso conquistava tutti. Con i suoi amici giocava e andava al catechismo. Infatti a quel tempo non c'era la scuola e pochissimi sapevano anche solo leggere e scrivere, e spesso erano i sacerdoti a dover istruire la gente. Pensate che bello, i bambini all'inizio iniziavano a conoscere la vita di Gesù attraverso i loro genitori, guardando come si comportavano, e poi attraverso il parroco del villaggio, che mostrando loro i dipinti della chiesa raccontava la storia della salvezza, di come Gesù sia morto per amore per noi e come poi sia risorto. Imparavano la vita dei santi, che diventavano un po' come degli amici speciali. Imparavano tanti insegnamenti e gli insegnavano come vivere ed essere più buoni. Nella chiesa di San Giovanni a Quarona c'erano, e ci sono ancora oggi, dei dipinti bellissimi, ma fra tutti i dipinti il preferito di Panacea era quello dietro all'altare, in alto. Si vede ancora oggi anche quello, che raffigura Gesù mentre mette alla Madonna una corona tutta d'oro. Panacea si ritrovava spesso a guardare questa immagine. Il suo cuore iniziava a pregare senza che lei se ne rendesse conto. Rimaneva fissa a guardare Gesù con il suo volto sorridente, mentre premiava la sua mamma con quella corona splendente. E guardava la Madonna con le mani giunte, quasi sorpresa da questo onore. Panacea pensava, cosa avrà fatto la Madonna per meritarsi di diventare regina? E quei piccoli angioletti che tengono quel tessuto così bello, quasi da coprire di tenerezza tutto il gesto. Cosa significa? Panacea, con il suo cuore da bambina, capiva che la Madonna era stata grande perché era rimasta piccola. Cioè si era fidata di Dio rispondendo sempre sì alla sua volontà, anche quando non la capiva. E quegli angeli pieni di gioia erano così felici perché avevano visto quanto la Madonna era la mamma di tutti noi. Panacea guardava e pregava. Pregava chiedendo alla Madonna di essere sempre la sua dolce mamma. Pregava Gesù perché un giorno tutti potessimo andare in cielo insieme a quei bellissimi angioletti, a quelle stelle raffigurate nel dipinto e in tanta luce. A proposito degli angeli, vorrei raccontarvi anche quest'altra storia. Se venite qui alla chiesa di Gemme, nello Scurolo, vedrete delle bellissime vetrate che narrano la storia di Panacea. Nella prima vetrata è raffigurata Panacea che prega, mentre gli angeli per lei filano la lana e curano il gregge di pecore. Mi sono chiesto, sarebbe comodo avere degli angeli che io me ne sto tranquillo a pregare e loro fanno tutto il lavoro al posto mio. Mi riposo e loro lavorano per me. Ok, fantastico, ma è impossibile. Eppure, adesso che ci penso e più ci penso, più mi rendo conto che è effettivamente così. Mi spiego meglio. Quando noi preghiamo, rimaniamo vicini a Dio, talmente vicini a Lui che ci dona un po' della sua forza. È un po' come se facessimo scorta di amore, che è dolcezza, pazienza, mitezza, bontà. Ed ecco allora che ogni lavoro diventa meno faticoso se sostenuto dalla preghiera. Pregare cambia proprio il nostro modo di comportarci, di vedere ciò che ci sta attorno, come se avessimo sempre un aiuto che viene dall'alto, un aiuto che ci viene anche dal nostro angelo custode che non ci abbandona mai. Avete capito? Ecco il segreto di Panacea, pregava. E la preghiera era la sua forza, anche quando la sofferenza entrò nella sua vita. Qui vi devo raccontare qualcosa di triste. È un po' come una porta che Panacea ha dovuto attraversare per arrivare alla felicità piena, infinita, quella felicità vera che vuole donare anche a noi. Apriamo quindi questa porta pian piano ed entriamo nel momento più doloroso della vita di Panacea. La mamma di Panacea, verso fine dell'estate, dovette andare a Gemme, dove era nata, per aiutare i propri parenti a mietere il grano nei fertili terreni lungo il fiume Sesia. Era stata una estate molto calda e faticosa, soprattutto per le donne.
La nostra Maria, la mamma di Panacea, si stancò tanto. Forse prese troppo sole, o forse le venne una di quelle malattie che non si poteva curare come oggi, con le medicine che noi conosciamo. Insomma, tutto questo la fece ammalare e in breve andare in cielo. Lorenzo si trovò solo, senza la sua amata sposa, e Panacea perse la sua mamma. Aveva solo 6 anni. Non era facile per Papà Lorenzo occuparsi del lavoro, dell'orto, della casa, con Panacea ancora piccola. Panacea cercava di aiutare per quanto poteva suo papà, ma sapete, le forze di una bambina di 6 anni non sono molte, soprattutto per dei lavori così difficili. Così, dopo qualche tempo, Papà Lorenzo decise di dare una seconda mamma a Panacea. E sposò una signorina di nome Margherita che veniva da Locarno. Margherita si dimostrava affettuosa verso Panacea, anche se i suoi modi erano parecchio freddi. Panacea soffriva molto per la mancanza della mamma, ma soprattutto le mancava la sua dolcezza. Purtroppo Margherita era una donna molto severa e soprattutto una gran lavoratrice. Per lei la cosa più importante era il lavoro. Le stalle dovevano essere pulite in un certo modo e velocemente. Il becchime per le galline doveva essere dato sempre alla stessa ora, sempre alla stessa quantità, perfettamente. La lana filata doveva diventare sempre dello spessore prestabilito, né di più né di meno. Perfetto. Insomma, non era semplice per la piccola Panacea soddisfare tutti gli ordini di Margherita. Quando poi nacque una bambina che chiamarono Caterina. Le giornate per Panacea, purtroppo, si fecero allora sempre più difficili. Ma ecco, oggi fermiamoci qui. Oggi chiediamo a Panacea che ci aiuti a perdonare. Ci aiuti a perdonare chi ci fa del male, a pregare perché tutti siano salvati e che la Madonna ci tenga tutti tra le sue braccia. Concludiamo quindi con un breve momento di preghiera. Mi raccomando, prima di pregare è essenziale una cosa: fare silenzio. Fare silenzio con la mente, non pensare. Con la bocca, non ci deve essere rumore. E col cuore, per stare vicini a Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata Panacea, Prega per noi. Per intercessione della Vergine Santissima, di San Giuseppe, della Beata Panacea e di tutti i santi e santi, l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sulla Chiesa e sul mondo.